le tendenze dal nostro punto di vista vanno classificate in un'ottica di segmentazione, cioè nel senso che non c'è una tendenza o un'altra tendenza, ma ci sono varie tendenze a seconda del posizionamento del club, cioè nel senso che è molto difficile cavalcare tutte le tendenze con tutti gli stessi punti, con diversi punti di vendita, cioè fondamentalmente questo è un punto di vendita del benessere, la qualità della vita e quindi dello star bene, dell'educazione alla salute eccetera. Il posizionamento che avete qua deve comunque essere coerente con, diciamo, il servizio. Però le tendenze macro che potrebbero essere trasversali per tutti, diciamo, i segmenti di mercato sono la personalizzazione del servizio, cioè comunque le persone vogliono sentire il proprio servizio che magari è standard, ma così come viene presentato, comunicato, trasferito è il mio. Quindi mio significa capire la persona, il suo profilo, le sue caratteristiche, le sue passioni, le sue aspirazioni e capirle anche in un modo un po' spontaneo, non metterlo di fronte a albi, compilli, questionari, esatto, eccetera. Cioè cercare di capire le motivazioni e personalizzare il programma, perché magari uno può avere il diabete, faccio un esempio, e non lo dice, magari non lo sa neppure, o piuttosto che avere problemi, che ne so, di mal di schiena o semplicemente ha uno sport che lui preferisce, vorrebbe prepararsi, essere, quindi cerca di capire i suoi bisogni, quindi se sono solo estetici di dimagrimento piuttosto che di tonificazione, o se invece, ecco, nel momento in cui io capisco questo e mi oriento e do, diciamo, personalizzo il servizio, quindi il programma, l'educazione, le informazioni, il feedback, cioè le persone vogliono capire il perché. Cioè se io ho mal di schiena non posso dire alla persona solo fai questi esercizi perché questi qui sono per riequilibrare, per darti maggiore flessibilità eccetera, ma devo dirgli anche quello che lui deve fare fuori, perché il wellness non è qui dentro, lo dico, sì, sì, nego, nel senso che è ovvio che, ma non è qui dentro, perché questo è un'ora delle 23, delle 24, quindi noi ci dobbiamo preoccupare del wellness delle altre 23 ore, quindi questo è un hub del wellness, è una destination del wellness, è una scuola del wellness, lifestyle, però noi dobbiamo aiutare tutti insieme le persone a raggiungere il benessere psicofisico anche con la famiglia, sul lavoro, nella vita, quando dorme, quando respira, quando mangia. Quindi l'educazione, personalizzazione 1, educazione 2, quindi educare, diciamo, le persone nello stile di vita, e poi dal punto di vista proprio specificatamente del training, dell'allenamento, del workout, lì andiamo da discorsi fatti all'aperto, che secondo me comunque è un discorso che bisogna iniziare a pensare, cioè come questo può dare, diciamo, un servizio fuori, un suo appuntamento, in un parco. Qui c'è il Parco Sempione, sì, che è grandissimo. Piuttosto che come invece fare proprio programmi, per esempio, per l'aspetto funzionale, cioè quello che conta moltissimo è cioè ridare alle persone la capacità, diciamo, neuromuscolari, quindi funzionali, perché la gente non sa più camminare, non sa più stare seduto, non sa più fare, cioè le persone che sono sedentarie hanno perso proprio il linguaggio, diciamo, del movimento, quindi banalmente insegnare le persone a muoversi, questo significa avere meno incidenti sul lavoro, in macchina, se tu fai sport, quindi parlare di prevenzione, di salute e prevenzione. Poi, voglio dire, qui avete tutto, avete dal functional training, suspension training, cardio training, strength training, è comunque un percorso. La gente perché smette di andare in palestra subito o comunque al primo, secondo mese, terzo mese? Perché se ho un'esperienza negativa, perché arriva il trainer che mi fa sentire nessuno, che
vado a casa il giorno dopo, sto male per 3 giorni, guarda, basta, chiudi. Invece la progressione, piano piano, cioè educare, è la goccia che scava la roccia. Il tema è proprio l'educazione alla salute, l'educazione al movimento, l'educazione ai sani stili di vita. Sì, immagini, cioè è più evocativa questa immagine qui, questo qui, se noi le incorniciamo, queste 3 cose qui, di 3 pagine scritte. Cioè, dal punto di vista aspirazionale, mi ricordo di più, mi piace di più, ascolto di più, quello che vi dite se passano attraverso questi impianti. Il nostro settore ovviamente risente di una situazione nazionale, perché non può che essere così, ma rispetto ad altri settori molto meno, cioè con chi faremo cambio. Però il nostro settore, da tutte le analisi, macro trend, ricerche di mercato, eccetera, danno tutto il nostro settore assolutamente un settore del futuro. Quindi, anzi, in un momento di crisi è il momento per investire. So che serve coraggio, però in un momento di crisi questo settore è l'occasione per investire. Poi il trainer, cioè è il trainer o è il coach? Questa è una scelta di vita anche vostra, professionale. Io farei wellness coach, cioè proprio wellness coach o wellness, però deve essere qualcosa che va oltre. Noi ragazzi abbiamo delle opportunità straordinarie, possiamo aiutare il mondo a essere migliore, quindi la salute è l'unico vincolo, l'unica necessità per un sostenibile sviluppo socio-economico. Non ci può essere sostenibilità senza la salute delle persone. La salute delle persone non la possiamo ottenere attraverso le cure, perché costano troppo, fanno male, dobbiamo ottenere attraverso la prevenzione. Qual è la prevenzione migliore? Sani stili di vita. Come si chiama? Wellness. Basta, capito. Thank you.